pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Come and get it.
L'ha battezzata la madrina Sophie Loren in Francia e per il giro inaugurale ha toccato il porto di Messina. È la nuova ammiraglia della flotta MSC nei suoi 19 piani di meraviglia. 4 piani dedicati all'equipaggio e i rimanenti 15 solo per i passeggeri, meno uno perché il piano 17 sulla nave non esiste. Stampa, autorità e visitatori hanno potuto esplorare per un'intera giornata i suoi ponti, gli spazi interni ed esterni, le piscine, le sale per i bambini, i teatri, il casinò, la spa, la palestra, i negozi, i ristoranti e la scalinata Swarovski con i suoi 5.000 euro a gradino. Il cuore della nave rimane comunque la promenade, la galleria meraviglia, il cuore col soffitto con le luci LED. Nella promenade abbiamo una varietà di negozi, abbiamo una varietà di prodotti della MSC, ma anche di marche che sono internazionali. Per motivi legali gli spazi come i negozi, il casinò, sono aperti soltanto durante la navigazione, in porto sono chiusi. Facile perdersi all'interno del gigante da 171 tonnellate. A guidarci infatti e rispondere con professionalità a tutte le nostre curiosità c'era Benjamin, il giovanissimo international host della nave. Sono qua per aiutare i passeggeri. Oltre ai passeggeri, comunque anche degli esterni possono visitare la nave. Ovviamente, quindi in questo momento, soprattutto perché la nave è stata battezzata quindi all'inizio del mese di giugno, quindi stiamo organizzando delle visite della nave. I visitatori possono quindi visitare gli spazi pubblici della nave, sono quindi persone che vengono da agenzie viaggi, ma anche che vengono da vari enti che sono fuori della nave e invitati dalla MSC Crociere, sì. Jackets in, let it drown inside my veins. The sweetest poison I could take. You make it an art, the way to